qualche parte nella nostra galassia, in un lontano futuro. Una navicella spaziale proveniente dalla Terra incontrerà l'oggetto più pericoloso dell'intero universo. Questo non è un oggetto fatto di materia ordinaria e nemmeno di antimateria. Non ha proprio niente a che vedere con la materia. È il risultato di una distorsione spazio-temporale. Da lì non si può uscire, ma solo entrare. Probabilmente è la sua natura unidirezionale che disorienta di più la gente e infatti crea problemi anche a molti scienziati. Per questo fu piuttosto sorprendente quando gli astronomi scoprirono che con ogni probabilità l'universo era pieno di questi oggetti straordinari. In un lontano futuro, una navicella proveniente dalla Terra incontrerà un universo straordinario costellato di buchi neri. Tutti hanno sentito parlare di buchi neri, ma nessuno li ha mai visti davvero. La navicella dei nostri sogni non ha raggiunto un oggetto solido, ma il limite di una regione dello spazio, dove la gravità è impazzita. Sotto, in attesa, c'è un buco nero. Qui, molto tempo prima, c'era una stella gigantesca che, morendo, ha lasciato al suo posto una voragine senza fondo a cui non si può sfuggire. Benvenuti ai confini dell'universo, là dove spazio e tempo hanno fine. Phil Charles non si limita a sognare buchi neri, li cerca anche da sveglio. Phil ha trovato forti segnali che indicano la presenza di un buco nero in un'area non lontana della nostra galassia. Cercare questi oggetti è un modo straordinario per avvicinarsi alle frontiere della fisica moderna. È la cosa più eccitante che uno scienziato possa fare. Di giorno, Phil Charles tiene lezioni di astrofisica teorica alla Oxford University. Di notte, passa dalla teoria alla pratica. Per essere un buon cacciatore di buchi neri, bisogna avere accesso ai più grandi telescopi esistenti sulla Terra. Ce ne sono quasi in ogni parte del mondo. A Las Palmas e alle Hawaii, nell'emisfero settentrionale, in Sudafrica, in Cile e in Australia, in quello meridionale. Phil Charles e i suoi colleghi astronomi utilizzano gli strumenti più sofisticati oggi esistenti per scrutare lo spazio profondo alla ricerca di questi oggetti misteriosi. Dai satelliti a raggi X e dal telescopio Hubble in orbita, ai migliori telescopi ottici e a onde radio sulla Terra. La destinazione odierna è Las Palmas, nelle Isole Canarie. Las Palmas è decisamente uno dei miei osservatori preferiti. Qui studio i buchi neri da oltre 7 anni. La natura stessa dei buchi neri li rende prede elusive. Per definizione, non possono essere visti. Immaginate un buco nero e della materia che precipita verso di esso. La scienza ufficiale ha accettato l'idea che i buchi neri possano effettivamente esistere solo negli anni 90. La teoria ci insegna che all'interno dei buchi neri tutto ciò che sappiamo dell'universo e delle sue leggi non ha più valore. Mi sono sempre chiesto se questo possa avere una qualche relazione con l'universo reale.
La matematica però non ci dà alternative. Quando una grande stella muore, dovrà per forza dare luogo a un buco nero. Per astronomi come Phil Charles, i buchi neri rimangono le prede più ambite nell'universo. Ma come si fa a trovare un'entità invisibile che potrebbe trovarsi a centinaia di migliaia di anni luce di distanza attraverso il trafficato oceano dell'universo? Con più stelle nel cielo che granelli di sabbia su tutte le spiagge del nostro pianeta, com'è possibile dare la caccia a una piccola stella nera che inghiotte la luce anziché brillare come un faro nella notte? Gli astronomi non cercano propriamente i buchi neri, ma gli effetti che questi generano sullo spazio circostante. Phil Charles cerca stelle visibili che possono essere rimaste intrappolate nell'orbita di un buco nero. Ma anche queste non sono semplici da riconoscere. È come cercare un ago in un pagliaio, con la differenza che se l'ago non si fa sentire, non c'è speranza di trovarlo. Fondamentale fu negli anni '80 il lancio da parte dei giapponesi del satellite a raggi X Jinga, dotato di uno strumento in grado di individuare qualunque sorgente di raggi X nello spazio. Sono in pratica i raggi X ad informarci della presenza del lago nel pagliaio. Mentre scrutava i cieli nel 1989, il satellite Jinga registrò un improvviso aumento del flusso di raggi X in una regione non lontana della nostra galassia. La sorgente della radiazione era un oggetto invisibile a 3000 anni luce di distanza, attorno al quale sembrava ruotare una stella poco luminosa. La stella era stata catalogata come Cigno V404. Era proprio la stella che Phil stava cercando. Lo strumento primario di Phil nella ricerca di buchi neri è il grande telescopio William Herschel appollaiato sul margine di un vulcano estinto a 2500 metri sopra l'Oceano Atlantico. Negli ultimi 7 anni, Charles ha puntato il telescopio verso la stella V404 cercando di svelare qual è l'oggetto supercompatto attorno a cui ruota. L'ipotesi più probabile è che si tratti di un buco nero di origine stellare, il tipo più comune. In base alla teoria, un buco nero di questo tipo dovrebbe avere una massa pari a 10 volte quella del nostro Sole, ma con il diametro della City di Londra. Meno comune è un secondo tipo di buchi neri, molto più grandi dei precedenti, che si annidano al centro delle galassie. Ma per comprendere la natura di un buco nero, dobbiamo partire dalla gravità. Dentro a questo oggetto oscuro è infatti la gravità ad avere il controllo di ogni cosa. Le moderne ricerche per comprendere la gravità e in ultimo luogo i buchi neri sono iniziate in questa stanza il giorno di Natale del 1642. Ma fu un inizio travagliato. Il grande Isaac Newton, infatti, vi nacque prematuro e a malapena superò il suo primo giorno di vita.